Wow, Buonasera a 10.000. tutti. Ella la roba seria. Hai visto che sigla? Mamma Ieri mi sono mia. dedicato. Non penso di meritarmela. No, 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 la verità, te è bella. Mi sono divertito ieri a fare la sigla, non a decidere di cosa avremmo parlato, ma a fare la sigla. Mi Un sembrava. pezzo alla volta. Io ho smesso di farmi le sigle da 20 anni, Breve, però. Breve, sì. Beh, una certa età, voglio dire, non è che si può fare troppo, una roba troppo lunga. Avete la birra, ragazzi? Certo. Scusate, io ce l'ho. Oh, c'è una Moretti, io. Molto Io classica. ho scoperto che la Coop qui a Zurigo non vende più la mia Weiss preferita, la mia Erdinger Weiss, e quindi mi devo accontentare di una Feldschlösschen Weizen, che è molto buona, però, è molto buona. Io invece rimango di raffo per difendere. Di là c'ho delle menabrea in frigo, però resto coerente. La Perché ci. Raffo, io sono stato 2 settimane in Puglia, come magari sapete, e la Raffo volevo berla, però poi c'era l'Ichnusa non filtrata. Quindi ho comprato delle Raffo per rispetto, ho bevuto solo l'Ichnusa non filtrata e a fine vacanza ho lasciato le Raffo nel frigorifero. Non so, non ho idea di cosa sappia quella Pare birra lì. sia buona. Boh. Cheers. Cheers. Cheers! È Cheers! buonissima, è Cheers! Io buonissima. direi a Raffaella Carrà, ragazzi. È A Raffaella vero, vabbè, grande invito. Bella Raffaella. Raffo. Raffa. Grande. Ah, com'è bello fare soldi da Firenze in giù. Da Davvero? Trieste in giù, da Trieste. Triesta. Triesta. Eh sì, grande personaggio, purtroppo la vita sempre caduca, quindi insomma alla fine bisogna sempre confrontarsi, no? Quindi si cerca di programmare tutto il programmabile, ma ci sono delle cose che non sono facilmente programmabili. Non abbiamo programmato una cosa molto facile, io non ho programmato, avrei questo il compito stava a me, gli argomenti di stasera, vorrei. Quindi vabbè, andiamo un po' così a come dice, Abbraccio come di direbbe René cane, Ferretti. abbraccio. Abbraccio Abbraccio di di cane. cane. No, no, intanto cominciamo a salutare tutti. No, no, no. Buonasera, Nolotom, fedelissimo, chissà. Ma l'hai incontrato? No? Chi ha incontrato una serie Ho di... incontrato un po' di ragazzi, sì, tra cui diciamo c'è Daniele Mingolla, che è un ragazzo Che ti ha che ha un intervistato, canale YouTube, giusto? mi ha anche intervistato, Ho visto un po' di sue lui interviste, sì. con due suoi fratelli e altre 3-4 persone. È stato molto piacevole, una bella giornata. È stato piacevole, ho fatto bagnetto, birra, sono divertiti. Sì. Ottimo. Parliamo di europei di calcio, non lo so. Beh, Io innanzitutto. ho un aneddoto simpatico sugli europei di calcio, che qui a Zurigo sono tornato, c'è la partita, il quarto di finale della Svizzera, che tra l'altro Pippe Galatti, che si sbaglia 3 rigori, dai, cavolo. E niente, c'era, su giù al parco da me c'era l'inaugurazione delle nuove stalle con i cavalli, con gli asinelli, proprio classica roba svizzera. Cioè, nei E parchi ci sono gli asinelli, i cavalli, nei sì, parchi pubblici. abbiamo 2 cavalli, 4 asinelli. Cavalli sono Loki e Carino, 4 asinelli. I nomi adesso non ricordo tutti e 4, 2 caprette, vari conigli. Abbiamo un bel parco con animali, fattoria didattica. Beh, E top. niente, c'è l'inaugurazione delle nuove stalle, evento del quartiere. Vabbè, E certo. praticamente c'era il maxi schermo con la partita e c'era un computer che lo proiettava. Pare che c'era un delay di 30 secondi, quindi c'era un gruppo che vedeva una cosa, no? Il pareggio della Svizzera esultava, no? Gli altri in silenzio si riguardavano, poi guardavano il maxi schermo dopo 30 secondi. Ma non finisce qui. Quando arrivano i supplementari e i rigori, stavo per allontanarmi un po'. Ho visto sulla app di UPC la partita, questo. Vediamo un po' i rigori, così. E ho scoperto che erano, anche quelli originali erano in ritardo di 30 secondi. Quindi c'ero io che vedo la live, quelli 30 secondi e quell'altro un minuto di ritardo. E nei rigori siamo andati tipo in risonanza, quindi quando quelli segnavano facevo olè, in realtà qui stavano ancora il rigore sbagliato precedente. A un certo scala per scattare la rissa stava per scattare. Certo, Solo in Svizzera, la cosa del genere. se dai già al finale, insomma, non è il Sì, infatti, massimo. ah, è finita, quindi ancora. Dice questo qua. Ah, è finita. No, no, per me è stata peggio perché invece stessa situazione durante la partita dell'Italia. E la guardavo in TV e ho scoperto di avere quasi 50 secondi io di ritardo, per cui No. vicinato che iniziano a partire o le grida di esultazione oppure le parolacce, mentre nel mio schermo stavano palleggiando allegramente a centrocampo e tutto. E quindi il problema è che perdi tutto il pathos delle azioni, no? Perché No, li ma vedi infatti. andare in contropiede, ma sai già che è una fuffa. E Sì, quindi a un certo punto
stavo al computer facendo i fatti miei e quando partivano le grida mi guardavo il minuto di azione rilevante. Ciao Marco, tutto il mio CDA è presente praticamente stasera. Cioè, il mio gruppo, sì, mio infatti vedo i membri. Ormai è un consiglio amministrazione, vedo che sei tornato dopo le vacanze a fare un po' di live, molto interessanti, a programmare il live su Twitch. Sì, quella è una cosa che voglio continuare a fare, ma non le porto più anche su YouTube perché sono lunghe e noiose, però qualche mattina su Twitch mi metto a programmare, lo faccio più che altro per me, per riprendere un po' di familiarità. Ho molti progetti in cantiere, adesso devo un attimino, sono settimane un po' stordite queste qua di rientro dalle vacanze, ho molti progetti per il futuro. Le vacanze di solito sono un po' il momento in cui uno riflette, no? E o torna, cioè, diciamo che ci sono sentimenti vari, no? Uno torna magari con grande voglia di fare, piuttosto che alcuni invece tornano con gli stessi problemi e si ributtano un'altra volta nei problemi. Però è solo un momento di grande riflessione, un po' forse come è stato anche un po' il lockdown. Come la vedete? Ho tempo per riflettere in realtà, con figlia e attività che volevo portare avanti. In realtà no, soprattutto 4 libri, ho sfogliato manco una pagina. Quella cosa che non sono riuscito. No. Ci vuoi dire che libri erano? Uno delle domande che volevo fare erano i libri. Allora, uno è Due figlie di Leo Ortolani. Bellissimo. Ho letto appena 3 pagine. Un altro è The Elephant in the Brain, che dovrei leggere, sto ancora a pagina 15. Un altro è Che letture per l'estate, letture consigliate per l'estate. The Elephant in the Brain, Due figlie, The Almanac of Naval Ravikant, e poi The Three Body Problem, che voleva essere un altro, che quello ho iniziato a leggere, ho letto una dozzina di pagine, è un libro di narrativa di uno scrittore cinese, e sci-fi distopico come piacciono a me, e ho letto recensioni meravigliose. Questo scrittore cinese ha fatto anche diversi altri libri. The Three Body Problem è parte di una trilogia con Death Hand e c'ho già gli altri due. È da lungo tempo che ce l'avevo in lista. Quello l'ho iniziato a leggere, ho letto una ventina di pagine, sembra interessante. E quindi così, un libro su, diciamo, self-improvement, un libro cazzeggio, un libro science fiction e un libro di sociologia. Questo era il pacchetto. Però ho letto molto poco rispetto a quello che pensavo. Invece sono lusingato perché entrambi avete fatto follow up sul io volevo vendere la pizza, volevo solo vendere la pizza. In 3 giorni l'ho letto. Che sì, bello, eh? 3 giorni. Dove sta? Vabbè, dovrei parlarmi di qui vicino. L'ho letto in 3 giorni. Tu l'hai letto? Sì, assolutamente. Io forse anche in meno, guarda. È un po' proprio... pagine, però cioè, lo leggi. È una roba che tu dici quando è, c'è anche la casa in affitto. Sì, dai, sulla casa in affitto, secondo me, lì comincia a puzzare un po' di storia un po' inventata. Troppa roba. Però veramente, cioè, ogni volta adesso che penso... In tutto questo qui la cosa bella è che quella pizzeria era Tango Pizza, si chiamava. Il nome... Cioè, anche il tema, uno si immagina che crea un business e dedica del tempo a pensare, non so, all'interior design. No, lui tutto il tempo solo burocrazia addosso. Sì, Madonna, sì, che storia. Sì, che storia. Ed è vero, cioè, per me i 2 libri di business, per quanto riguarda il mondo corporate, il miglior libro di business è Il principio di Dilbert, che riflette meravigliosamente il contesto aziendale, cioè è di una drammatica realtà. Anche The Gervais Principle di Venkatesh Rao, il principio è basato su The Office, perfetto. Sì, bellissimo, comunque come approcci. E poi sì, per la parte business in Italia, quello volevo solo vendere la pizza è veramente uno spaccato, tra l'altro assolutamente realistico. Io ho avuto esperienze simili nel mondo corporate, ma il tipo di interlocutori e il tipo di dinamiche sono assolutamente quelli. Ma mi ha un po' sorpreso, vabbè, la parte burocratica, amministrativa, ok, no? Quindi corsi su corsi, HCP, robe lì. Però la parte sul personale è angosciante, sì, con lo stesso formatore. Il professore che annoiava tutti. No? Se un vostro dipendente sta male, chiamate il 118. Ah, sì? Che mandava giù il pocket coffee. Moncherie o quello che è, sì. Hai moncherie, sì, sì. Sì, no, sì. Ma la parte del personale, vabbè, non è che possiamo fare lo spoiler di tutto il libro, però... No, cioè, quando
e allora, un 10 dipendenti a un certo punto, ma c'erano due soltanto non ancora malati. Sì, ma la squadra di calcio, no? Cioè, perché non abbiamo ancora fatto avvertenza, bellissimo. Sì, ma la tizia che rimane incinta gli apre il locale di fronte e comincia a lavorare, se no viola privacy. Sì, sì, no, è realistico, ragazzi, purtroppo. Chiunque abbia intenzione di aprire un'attività in Italia, vedete se è connessa a interazioni col pubblico, alimentazione, diciamo, nella ristorazione, veramente quel libro meraviglioso. Sì, non so quanti settori si può traslare, penso che... Ma la parte di burocrazia è la stessa, eh. Poi c'è anche la parte fiscale, se ben ricordo veniva toccata, sì, quelli sono mali. Sì, la fiscale alla fine è fantastica, non so se avete... Adesso proprio, non è che posso dire alla fine del libro. Io l'ho letto, credo... Qualcuno lo vuole leggere. Però, sì, sì. Però sostanzialmente no, comunque è veramente allucinante. Lo possiamo raccontare, dai, tanto sì, è comunque bello. Cioè, praticamente dopo un anno che lui ha chiuso l'attività, a un certo punto il protagonista decide a chiudere l'attività e dice, vabbè, cioè, non ce la faccio più, sta burocrazia, così. Tutte vertenze, dice, ho chiuso tutto, chiudo. E dopo un anno gli arriva una cartella, vende dei cinesi, gli arriva una cartella esattoriale sostanzialmente all'agenzia delle entrate che gli contesta di aver venduto a un prezzo sotto di quello del mercato. Cioè, e deve pagare l'IVA sul resto. No, allucinante, allucinante. Sarà bello, bello, merita, leggetelo. Assolutamente. Benissimo. Grande Gianluca, avrei seguito questa diretta anche domani nonostante giochi l'Italia. Beh, però col tuo cognome Gianluca, insomma, è quasi un'eresia. Buonasera anche a Manuele. Ci dice, Marci B. End. Ho 18 anni e faccio fatica ad assimilare molte delle informazioni che trovo da blog, video e libri. Avete qualche consiglio pratico? Questa è una bella domanda, visto che stiamo parlando di libri. Capisco che sia un problema. Faccio difficoltà a capire se è un problema di sovrainformazione o è un problema che forse a un diciottenne mancano le basi per veramente saper distinguere il bene dal male, o no, se non vogliamo metterla così, sapersi fare formare un pensiero critico più ampio. Quindi, però parliamo di assimilazione, non di qui penso che io informazioni. Penso di interpreto, ne do una mia interpretazione, cioè oggi si tende, per esempio, non so, a leggere 50 libri all'anno, no? Cioè, c'era, come si chiama, Mark Zuckerberg, che è uno degli anni, che lui ogni anno fa una sfida, uno degli anni ha fatto, per esempio, 52 libri all'anno, no? Perché, vabbè, insomma, io ogni settimana leggo un libro, però quanto è importante leggere tanto piuttosto che invece leggere magari un pochino meno, però andare magari a lavorare sulle informazioni che si leggono, andarle a rileggere. Un bellissimo quote di, non ricordo se Derek Sivers o qualcun altro che stimo, che dice, non leggere 1000 libri, leggi gli stessi 10 libri 100 volte. Cioè, trova un set di libri evergreen, immutabili, e rileggi. Rileggere un libro è molto bello, è molto importante. Io alcuni libri che mi hanno formato 20 anni fa, li ho letti 4-5 volte. Cioè, oggi non riesco neanche a leggerne uno. Però se hai 18 anni e hai passione per la lettura e hai tempo, non hai famiglia, non hai altri problemi, leggi un libro che ti piace, appena lo finisci riparti dall'inizio. Magari non leggerlo proprio tutto quanto una seconda volta, ma trova il modo di rileggere una seconda volta. Poi ovviamente tutto il mondo del how to take smart notes resta valido, quindi se riesci a sottolineare, a estrarre le parti più importanti e portarle fuori in un meccanismo di personal knowledge management, credo che sia necessario se lo scopo è ritenere un po' di informazione. Sì, sì. Oggi poi voglio dire una cosa molto facile da fare, magari una volta che hai letto un libro puoi confrontarti con quello che pensano gli altri, no? Quindi online puoi trovare recensioni, pareri, sì, opinioni, quindi andarlo anche magari a rileggere dopo aver sentito anche magari dei... Oggi poi non devi leggere tutto il libro, adesso non so, cioè nel senso che ti devi leggere, soprattutto stiamo parlando magari di manuali, non di romanzi effettivamente, certo. Immagino. Quindi non è che devi leggere tutto, puoi leggerti anche solo delle parti e magari con un pochino più calma ti segni le parti che ti vuoi rileggere e puoi andarla a rileggere. Ho trovato per esempio un libro, un sito bellissimo, si chiama bookconfidential.blog, che fa una recensione di un libro alla settimana. Sai che non ricordo, bookconfidential.blog, è bellissima questa espansione. Sì, il problema è che non mette l'elenco dei libri che ha recensito, però ogni settimana lui fa un riassunto più che una recensione, dà anche una sua opinione, però fa un riassunto. Però sono fatti veramente bene.
E avevo provato anche in passato, avevo provato anche, ci sono tutta una serie di servizi, no, che per esempio fanno dei piccoli sunti dei libri, però non li avevo trovati utili, perché leggere solo il sunto fai veramente almeno io facevo veramente fatica. In questo caso l'ho usato per Design Your Life, quindi ho riletto il riassunto dopo aver letto il libro, e mi è stato molto utile, perché è un libro come quello fatto molto bene, molto schematico, per me è diventato molto facile andarlo a Una buona fonte per questo è anche su YouTube. Ci sono degli interessanti siti che fanno book review, e lo fanno in maniera grafica, quindi sì, vanno attraverso l'argomento del libro con una visualizzazione, per chi Fight era il migliore, forse, esatto. 1% sì. Better, per cui una cosa che si può fare se, qualcosa del genere. Sì, ma basta semplicemente mettere il titolo del libro e poi review, e ci sono sia quelli che lo descrivono, sia quelli che ne fanno un grafico, quindi poi ci si orienta magari in uno stile più affine. Sì, se no, 4Books di Montemagno, che tutti ormai pubblicizzano. Io l'ho provato. È copiato quell'altro. Copiatissimo nelle altre format, certo. E io l'avevo provato, era quello proprio il servizio che non ne volevo parlare, perché adesso ve la racconto anche in live. Cioè, praticamente Montemagno, non lo volevo parlare perché non volevo parlare male del servizio, però praticamente Montemagno questa settimana ha pubblicato uno dei libri che ho letto, è il libro nuovo Tutto Montemagno di Montemagno, che comunque voglio dire ho comprato anche lì su Amazon, letto sul Kindle mezza giornata. Ho letto Tutto Montemagno, madonna, è triste. Me lo so letto, lo so. Gente c'è, da buttare. Sì, non mi togliere l'amicizia, continuo a partecipare a una birretta con... Io sostanzialmente ho visto nel suo canale YouTube che lui ha scritto un messaggio che a me sembrava proprio così, diceva a tutti, cioè questo qua è il periodo dell'anno in cui rilascio interviste a tutti, quindi se volete farmi un'intervista scrivetemi a guest. No, l'hai scritto. Cioè, io ho scritto, ho detto guarda vieni una birretta con, portati la birra, gli ho fatto anche le domande in realtà, ho anche lavorato, però per lavorare, bello. Per farlo mi sono dovuto leggere il libro. Bello, sei proprio un professionista, fatelo dire, sei un professionista. Grazie, ho fatto anche la copia, cioè ho adottato questo approccio un po' dello stalker, quindi gli ho scritto dicendo guarda mi farebbe piacere cosa, ho visto che non rispondeva, allora dopo 2 o 3 giorni gli ho mandato le domande. Ho visto che non rispondeva, dopo 2 o 3 giorni ho scritto, senti, guarda, c'è un personaggio che cita nel libro, che è uno che mi sembra faceva l'agente di Elvis Presley, no? E quindi per arrivare a fare l'agente di Elvis Presley sostanzialmente l'aveva perseguitato per un certo arco temporale. Allora io ho scritto, non vorrei fare la fine di quel tizio lì, insomma, che ti scrive tutte le settimane qua e non mi rispondi mai, insomma, anche perché ho esaurito un po' le cartucce, no? Poi ho scritto la quarta volta, la quinta mi hanno scritto dicendo guarda stiamo selezionando, ti faremo sapere, ecco. Però intanto l'ho letto. L'ho letto e in passato mi ero abbonato a 4Books, forse per provarlo. Onestamente è quello, cioè non lo trovavo, cioè leggere solo i sunti dei libri lo trovo veramente difficile. No, in realtà non penso che sia un servizio schifoso, anzi l'idea è ovviamente molto interessante, perché il problema di over information che abbiamo in questa epoca, e sono miliardi di libri interessanti, ti do un sunto. Il problema è che secondo me quello sunto lo trovi gratis ovunque. Quindi. Ah, quello sì. Sì, quindi sì. A un certo punto, qual è il plus? Molte aziende hanno abbonamenti, ora non mi ricordo qual è il nome delle prime aziende che l'ha fatto su larga scala, quindi molte corporate danno quello come, diciamo, benefit, per cui ci sono queste book review... Fondamentalmente ti serve per fare una prima scrematura, cioè è quasi come se fosse un executive summary, cioè tu vedi se l'argomento ti può interessare, allora magari prendi il libro e approfondisci, però comunque ti dà un'idea se ti piace il tipo di messaggio e quant'altro, quello sì. È fondamentale. Però Valerio ci dice che il 90% dei libri che leggo mi sembra di edizione di questo concetto, mi sembra di perdere tempo, romanzi esclusi ovviamente. Ma no, io non trovo che sia così. Io ho letto diversi libri saggistica, alcuni mi hanno oggettivamente impattato. Ci sono ovviamente libri inferiori, ci sono libri superiori e libri inferiori. Il criterio che sento spesso nominare e con cui un po' concordo è da quanto tempo questi libri sono, cioè se leggi Seneca oggi è ancora rilevante, se leggi il libro del guru che è stato il mese scorso probabilmente sarà spazzatura in un mese. Quindi diciamo che libri che hanno passato la storia hanno un certo valore, sicuramente in maniera indiscutibile, secondo me. È ovvio che qualcuno dei più recenti rimange questi argomenti.
Ma là c'è anche il punto che quando inizi a leggere, ovviamente i primi libri sull'argomento sono effetto wow, poi appunto al quarto, quinto libro che gira attorno, in realtà questo poi a un certo punto succede anche con i romanzi, perché alla fine ti accorgi che il 90% dei racconti sono le stesse strutture, le stesse, cioè una volta che prendi teatro greco, Shakespeare e quant'altro, trovare roba nuova è difficilotto, alla fine vedi che i racconti giapponesi sono identici a Shakespeare o viceversa, perché ovviamente è temporalmente posizionati. Quello è normale quando vai su grandi quantità nello stesso argomento, per quello puoi iniziare a variare, aiuta molto, perché sì. E poi dipende anche da quando hai iniziato a toccare un argomento, cioè ci sono dei libri che la gente dicono "Ah, quello è illuminante", magari tu lo leggi ed è il tuo decimo libro su quel settore e tu dici no, questo sta semplicemente facendo un copia e incolla di cose scritte altrove, non, fa parte dell'approfondire, sì. Ah, ragazzi, non ve l'ho detto perché però volevo praticamente, questa è un'idea, non so se lo farò mai, però esponendomi in pubblico forse, mercoledì mi trovo con uno degli ascoltatori, si chiama Seb, perché vorremmo fare una specie di transcripto, comunque tirar fuori un libro o degli articoli per il blog delle varie interviste, no? Sarebbe carino, poi ovviamente da integrare magari con delle vostre Titans, sì, un Tools of Titans della birretta. Della birretta. Ne avremo tutte le recensioni delle birre. Potrebbe essere carino, bello, non bello. Lo so. Vediamo, sì, poi ovviamente avrò bisogno del ufficialmente il consenso all'utilizzo delle mie interviste. Certo, anche in copertina ti mettiamo. Potrebbe essere carino, vediamo, non è facile scrivere bella un idea, libro. Bella idea. Anche per tirare, perché oggi bisogna essere su mille mezzi di comunicazione, no? Quindi su mille media diversi, quindi anche il libro è una cosa in più per portare. Leggevo, in realtà c'è una sorta di escalation, che lanciare mille mezzi tutti assieme è dispersivo e anche troppo. Probabilmente è bene focalizzarsi su uno o due mezzi, quando poi questi hanno una certa massa, aprirne altri per usare. Se no all'inizio potrebbe essere dispersivo veramente, anche me sto rendendo conto che forse un po' troppe carte in gioco, però l'idea del libro è una cosa che anche a me, ecco, forse ho fatto una riflessione figa in vacanza, è che voglio dedicare la seconda metà dell'anno a un progetto un po' più a lungo termine creativo di qualità, che può essere, probabilmente sarà un libro, il primo sarà il libro, quindi mai voglio dedicarmi a un libro. Poi in mente c'è anche un podcast, un qualche corso, un videocorso, qualcosa, se trovo la voglia, però credo che il libro sia una cosa che proprio voglio mettermi lì a scrivere, per non su un singolo post, ma un discorso più articolato, con poi anche fatta fare una proofreading, editing ufficiale, un processo di produzione, insomma. È un lavoraccio, penso. Su cosa ho tante idee, ma penso che il mio primo libro lo vorrei fare sul concetto di personal economy, quindi partire un po' da passive investing e concetto di gestione delle risorse umane. No, gestione delle risorse umane è un'altra cosa. Però... mi sa che scavalli. Però credo che sia sul concetto di personal economy. Mi piace questa cosa qua. Bello. Però si è visto che se voglio mettere giù una table of content e fare una prima idea di cosa voglio toccare, riserve 10.000 pagine, quindi dovrò a un certo punto fare dei tagli. Volume 1, volume 2. Esatto. Lingua in inglese o in italiano? Questo è già fondamentale. A me viene da scrivere cose in inglese. Ah, ottimo. Tra l'altro ho anche già scritto, ieri notte, tipo mi sono scritto una lettera a Lucullio da solo. In cui, cioè, come faceva Seneca, andare a lettere a Lucullo, e ho messo dei joke in inglese non traducibili in italiano, e dicendo anche no, sorry, questo l'ho messo solo perché per mandare in confusione il traduttore italiano. Però non so cosa, la testa sta prendendo botte da sola, quindi penso di scriverlo in inglese, mi piace di più, però poi lo farò tradurre a qualcuno in italiano, non a me. Bravo. E tu, Maurizio, mi sembra che stai un po' battendo la fiacca online, Giovane, stai... il tuo che l'ultima volta, diciamo che ovviamente l'ultima birretta che vabbè, l'ultima era un minor, no, diciamo ovviamente ti abbiamo
No, no, è stato un periodo abbastanza intenso al lavoro e si è mangiato serate, weekend e tutto, per cui avevo un po' di idee, di cose da approfondire, però ho dovuto mettere veramente tutto quanto nel lavoro perché, insomma, sono successe alcune cose interessanti e hanno richiesto tanta energia. La cosa invece bella è stata che comunque dietro le quinte ho avuto un bel po' di interazioni con delle persone che mi chiedevano indicazioni, soprattutto per esempio sul come aggiustare il curriculum, come presentarsi, ed è stato interessante perché, sai, modelli diversi, persone con provenienze diverse, interessi diversi, era interessante unire i puntini nel come presentarsi, come organizzare il messaggio nel curriculum. È stata un'interazione abbastanza simpatica e sta anche andando avanti perché, insomma, c'è un paio in particolare che stanno andando avanti con selezioni, quindi anche il problema di avere diverse opportunità davanti, quali parametri considerare, tutto mi sta piacendo quella parte. Ovviamente è invisibile perché appunto sono contatti uno a uno, però un bel po' di learning point bello, anche bello, dal punto di vista. Bello grande. Anche dopo la puntata di... Saluto Emilio perché è uno dei membri. Dopo la puntata di Design Your Life ho creato un piccolo gruppo di 5-6 persone in cui in teoria dovremmo iniziare a leggere insieme, diciamo, a fare gli esercizi di Design Your Life, a fare i nostri Odyssey Plan. Bello, ma non siamo riusciti ancora a trovare. Mi settimana prossima dovremmo riuscire a trovarci e a iniziare questo percorso. Bellissimo tutti vedere. Tutti col proprio gruppetto state. Sì, ci io stiamo mio, un po' a fare il gruppo. C'è il CDA. Tutte le mie energie vanno al CDA. Noi siamo società personali, tu ormai. Siamo capitani. Proprio ormai fantasticando. C'è Paolo dentro il gruppo che parla di sogna, di società. Stiamo proprio fantasticando sulla società del futuro, cioè società in cui non posso. Cambieremo il mondo, vedrete. È un progetto politico, è un progetto... Tutto è politico. No, però l'esercizio di Design Your Life è veramente interessante. A me è piaciuto molto, ha portato un bel po' di input, rielaborando alcuni passaggi della vita e tutto. È stato un bel esercizio e lo sto anche... aggiornando adesso in base ad alcune cambiamenti, per cui è un veramente... disegno, un progettare in divenire, non è una roba, sì. Quindi Emilio, settimana prossima ci vediamo. Ma tra l'altro oggi leggevo una statistica, sono abbonato a una newsletter che si chiama Morning Brew, che è una newsletter giornaliera molto bella, nel senso ti dà tipo delle notizie interessanti sugli Stati Uniti, no? E una delle notizie oggi, magari lascio il link se volete iscrivere, è che il 2,7% degli americani si sono dimessi nel mese di aprile 2021, no? E questa è una percentuale molto alta. La verità è che negli Stati Uniti si sono creati, no, molti nuovi lavori. In realtà, ecco, l'editoriale lì diceva probabilmente anche molte persone in pandemia hanno iniziato a riflettere un pochino di più sull'equilibrio vita-lavoro, così. Io pensavo, tra me e me, pensavo magari hanno visto la puntata di una birretta con su Design Your Life, hanno letto il libro. No, magari hanno investito in Dogecoin, penso. Ecco, c'era anche quella. Potrebbe essere un inizio di una cosa brutta, insomma. Cioè potrebbe essere un ehi, tutto lo stimulus check lo investo in GameStop e quello sale, allora non basta lavorare in un 9 to 5. La gente adesso invece del FIRE fa tipo il mi licenzio oggi, chi se ne frega. E qui si è, abbiamo la early retirement, siamo vecchi ormai. Sì, ormai siamo passati di moda. c'è questa possibilità, no? Uno quando va in vacanza un po' ci pensa, no? E dice, ma io perché devo lavorare tutto il tempo? Cioè qua, nel senso, non posso vivere tutta la vita. Io stavo in vacanza, io volevo lavorare. Io sono al contrario, perché lavorare per me significa la mia attività creativa, significa, io stavo, dicevo, che sto facendo in vacanza? Io devo scrivere un libro, devo fare, adesso mia figlia manco va al nido perché stiamo in vacanza, ce l'ho 24 ore su 24. Ma io sono in una fase in cui voglio lavorare tanto. E soffro quando non ci riesco, quindi sono un po' al contrario, però ho scoperto un po' come cosa mi piace fare. Questa è una cosa bella. Cosa mi piace fare? Scusami, devo ancora tra le varie task che ho, devo mettermi giù e tirare fuori una sorta di mission document, no? Una vision
sulle mie attività per i prossimi 5 anni. E quindi devo ancora di cosa mi piace fare? Boh, divulgare, educare, devo ancora capire bene cosa mi piace fare, cioè no, devo chiarificarmelo. Penso che intuitivamente l'ho capito, mi piace insegnare, divulgare, però devo un attimo formalizzarlo di più. Ok. Quello è il prossimo step. Maurizio, stavi dicendo qualcosa prima di vedere la domanda? C'è una bellissima? Sì, sì. C'è stato un... c'è un bel libro che sto finendo di ascoltare, in realtà, questo lo sto... E si chiama FOMO Sapiens. Non Homo Sapiens, è FOMO Sapiens. Come ed è focalizzato sul FOMO e FOBO. Ed è veramente interessante, perché soprattutto quando poi si fa quell'esercizio del design your life, oppure anche noi commenti del 2000 cose da approfondire, 2000 cose da studiare, fondamentalmente parla dei due fenomeni del FOMO e FOBO, che da un lato ti fanno saltare da una parte all'altra la FOMO, e dall'altra la FOBO è il voler sempre aspettare l'opzione migliore, no? Quindi dire di sì a 200 cose per poi scegliere. E quindi quello è interessante secondo me, perché in particolare quando si è nella fase di pianificazione o decisione di cosa approfondire tutto, ti accorgi che questi possono abbastanza farti partire per la tangente, no? Perché anche i commenti del cosa leggere, ci sono 10.000 cose, tu puoi essere tutto ma non puoi essere ogni cosa, cioè c'è un momento, questa è una pessima traduzione dall'inglese, no? il principio del sì, c'è tutto lo scibile a disposizione, ok, però non è che ti puoi proprio devi leggerti tutto di infatti tutto. Penso che io, perché non ho letto nessun libro in vacanza? Perché ne ho portati 5. Se ne portavo solo uno, lo leggevo. Sì, sì, ma, esatto, perché quello è il fuoco, probabilmente, no? Sì, sì. Io ho una roba del tipo, anche con le attività creative, ho 100.000 idee, 100.000 filoni, e non ne mollo nessuno, non esiste. Se ho lanciato una nuova idea, RIP Room, RIP Marathon, RIP Live, RIP qualcosa così, non ne mollo, non mollo niente, non andate a fanculo, io non mollo, tengo tutto, per cui... Anzi, aggiungi, no? Ho paura a levarmi opzioni. E tra l'altro ho letto dei bellissimi articoli a riguardo, che parlano, si chiama il più grande, il più bello è The Optionality Trap, che racconta di come tenerti sempre strade aperte spesso limita e ti impedisce di esplorare delle opzioni approfondite che magari ti portano, come dire, essere sempre, voler avere più opzioni ti fa accettare quel lavoro più sicuro, ti fa poi scartare l'opzione di fare il cantante rock, che magari però se Kurt Cobain non lo faceva, non era Kurt Cobain. Quindi diciamo che gli optionality trap, poi c'è anche la serie di The Zvi su The Choices Are Bad, e Choices Are Really Bad, cioè due o tre articoli con questo nome qua, questo razionalista famoso, che parlano appunto contro l'optionalità, con, diciamo, pro fare un commitment e non pensarci più per un po'. Dice, io decido, lo dice anche in Design Your Life, anche Dave Barnett e Bill Walter. Lo dicono che l'ipotesi, no? Andiamo al cinese a mangiare pizza. Certo. Se poi è sbagliato te ne accorgi subito. Quindi spesso molla opzioni, vai in una direzione, o quell'altra storia del quelli che scelgono il quadro, se puoi cambiare il secondo e il terzo, sentono più infelici, la ricordate quest'altra, no? Quindi in genere, sì, tenersi opzioni aperte potrebbe essere talvolta un po' un'arma a doppio taglio. No, infatti è ben riassunto. In quel libro lo sto trovando molto ben schematizzato. Mi ci sono ritrovato in un bel po' di cose, c'è interessante. Andiamo su, c'è qui Luke che chiede una domanda. Sì. Secondo voi posso trasferirmi a Zurigo senza dover imparare il tedesco? Volevo richiedere l'internship per Cisco, ma hai richiesto il tedesco. Guarda, sono 9 anni che sto qui, il tedesco non lo parlo. Dipende da che azienda. Se ti prendono a fare un internship in Facebook, Google, Apple... puoi trasferirti senza parlare tedesco. Maggior parte delle aziende, secondo me, lo chiede. Okay. So che anche... Qual era? Un altro paio ce ne stanno che per sicuro chiedono. Diciamo che se su LinkedIn gli annunci sono in inglese, in genere significa che ti basta l'inglese.
Okay. Sì, però qua specifica che è richiesto il tedesco. È richiesto il tedesco, devi sapere il tedesco. Cioè, se, giustamente, no, non puoi devi cercare di rispondere al cioè, alla richiesta del dell'internship. Provarti perché no, al massimo ti dicono di no. Cioè, esatto. Sì. Sì, però un po' infastidisce, no? Se mandi un curriculum, ti chiedono il tedesco, ti dici no, sono spagnolo, sì. Cioè, ma Giorgio, quando la live... Non ti selezionano, se era determinante. Look at il coaching per Sui. Interessante. Ultimamente non sto più tracciando tutte le idee che la gente mi suggerisce. Sto impazzendo, non so più dove metterle. Troppe idee. L'acronimo sta cosa? Per... Sui è software engineer. Ah, ok. Software. Scusate, noi ingegneri veri questi acronimi non li conosciamo. Sì, una live solo per career coaching per Sui. Sì, può essere interessante. Non so di... Cioè, a me piace fare career coaching, ma è molto personalizzato come supporto. Guideline generali ne posso dare, però almeno che non fai dei casi come hai fatto sulla quella sugli investimenti, no? Fai dei casi seguito, molto carino. Sì, sì. Beh, quella live io non sono molto soddisfatto in realtà. Però è piaciuta, dai. A me ha fatto compagnia, quindi insomma. Allora, Antonio ci suggerisce L'uomo dei dadi di Luc Rinehart. Io non lo conosco. No, non conosco. Bello Riccardo Manzi, che rapporto avete con la vostra routine? Ne seguite una in particolare? Qui sulla routine molti suggeriscono di avere una routine prefissata, sempre la stessa. Perché diciamo che nel ripetere le cose... Ho letto una citazione molto bella, ma non me la ricordo. Vabbè, comunque che nel ripetere le cose alla fine uno trova l'eccellenza. Repetition is mother of every skills, no? Qualcosa del genere. Scusami, citazioni con Giorgio, non mi azzardo. Non si bisogna rischiare. Allora, infatti lo vedo che c'è un sorriso beffardo. Mi cazzia subito. No, in realtà non conosco questa citazione, no. Routine non significa necessariamente ripetizione, ragazzi. Penso che routine significa anche, non so, alzarsi alle 6, fare meditazione, okay, fare quest'altro... E più che altro routine significa più habit formation. Ah. È una cosa sempre sognato, purtroppo non riesco, sono troppo discontinuo su queste cose. Ogni volta che installo delle buone routine sono contento, ma poi arrivano eventi che me le smantellano. Veramente sono la persona che ha più volte ricominciato a fare meditazione nella storia dell'umanità, credo. Però poi dopo non dorme la figlia per una settimana, dorme male, e la sveglia alle 5 per fare meditazione, la distruggi col pugno di One Punch Man, capito? Quindi, rapporto con routine è conflittuale. Le setto, ma le distruggo con frequenza, in genere bisettimanale. Adesso è una settimana che sto a dieta, ferrea, perso 2 chili, sono molto contento, però spero che duri. Io ci la sto. Dieta ferrea cosa significa? Seguire una dieta? No, mia moglie è incinta e siccome partiva non magrissima perché la gravidanza precedente non aveva perso tutto, è andata da un nutrizionista che le ha fatto un piano e lei era già 2 mesi che mangiava molto bene e tra l'altro sono 5 mesi di gravidanza, ancora lo stesso peso dell'inizio, e quindi perfetto. E quindi io mangiavo schifezze e lei mangiava il semolino. A un certo punto ho fatto, vabbè, ma visto che c'è lo stimolo, la persona vicino che mi stimola, che mangia bene, mangio quello che mangi tu. È una settimana che mangio le schifezze, mangio il cibo che mangia mia moglie, e ammetto che va bene, cioè insomma, una dieta a bassi carboidrati essenzialmente, tolte tutte le schifezze, dolci, cavoliere. E questa birra penso sia la seconda cosa che mi concedo da lunedì ad oggi. Quindi sto mangiando moltissima verdura, proteine ogni giorno, alternando animali, e lenticchie, legumi e pochi formaggi, pochissimo pane, e mi sento meglio una settimana e sto tenendo botta. Quindi sono fiducioso che è un buon primo passo. Ma vedete, il motivo è che quando nascono nuove figlie vorrei essere in grado di piegarmi, prenderle in braccio e cose del genere. Quindi sulle routine anch'io come Giorgio credo che l'unica routine che seguo è esatto questa di disegnarne nuove ogni mese, quella è l'unica cosa che ho mantenuto costante negli anni. Una cosa a cui
Credo quella famosa frase, se vinci la prima ora vinci la giornata, quello credo che sia fondamentalmente vero. Se riesci a ritagliarti la prima ora del giorno in cui metti la meditazione, la camminata o l'allenamento, cioè in quell'ora riesci a fare il tic di 3-4 caselle, hai già una soddisfazione. Esatto, sì. Perché comunque durante il giorno puoi arrivare lungo con le riunioni, puoi avere problemi e tutto, però ti sei fatto i 30 minuti di allenamento, i 20 minuti di azione, quello, e quello aiuta. Purtroppo anche io come te non riesco minimamente ad attaccarmi a questa cosa. L'unica cosa che ho ripreso a fare è dormendo con tapparelle alzate, o la sveglia alle 6:30, normalmente mi sveglio tra le 5:30 e le 6:30 prima della sveglia e vado a farmi una camminata al parco, quindi ogni tanto mi capita che mi scatta la sveglia mentre sono al parco, quello è... Bello, sì, sì. Bello. No, io riesco tranquillamente a gestire le ore da sveglio con una discreta qualità, cioè nel senso io riesco a fare time blocking, mi metto delle attività serie la mattina, pomeriggio spesso frammentato, però poi sono soddisfatto di come in genere evolvono le giornate. Ho una buona capacità di far focusing, quindi riesco a non farmi disturbare troppo dalle chat, dallo spam. Però sì, mi manca la routine. Non riesco a trovare il posto dove mettere lo sport, ad esempio. Adesso con il mio caro amico abbiamo fatto per 2 settimane a correre tutte le mattine, però vacanze io, vacanze lui, ora aspetto che torna per tornare a correre alle 7 del mattino. Perché io ho scoperto che in realtà l'unico modo per fare le cose è fare un commitment. Non c'è, per me non ce n'è, non ce n'è. C'è un commitment a vari livelli. Ha fatto un bel video Thomas Frank recentemente, un paio di giorni fa, sui livelli di commitment, dal personal commitment al buddy, al team, altri livelli di commitment. Sei un buddy e quindi, non so, dire se vado a correre alle 7 del mattino con quest'altra persona e non ci vado, lo disappoggio. C'è un messaggio di insulti sì, o meglio ancora se c'è addirittura il meccanismo di loss aversion, no? Chi non viene paga 50 euro a quell'altro, quindi ti rode non andare. Quindi un commitment per me è fantastico. E anche la public commitment per me sono fantastici, del tipo, se scrivo sul blog, ragazzi sto facendo questo e poi non lo faccio è brutto, quindi fare un commitment mi aiuta, mi dà motivazione extra. Quindi quello sì. Qui vedo che Riccardo mi chiede se ho tolto la Coca-Cola. Ma nell'unica live che sono riuscito a fare mentre ero in vacanza, per quel cazzo di internet e correre, ragazzi, io sono 2 pomeriggi senza corrente. Cioè io in 10 anni che sto a Zurigo non ho mai avuto, penso, più di 2 ore totali in 10 anni di mancava neanche, di mancanza di corrente. In Puglia ho avuto 2 pomeriggi da 5 ore senza corrente, una roba allucinante. Quindi, no, l'unica live che ho fatto da lì, ho fatto il gioco. Sarà affondata la raffa. Coca-Cola. Bello. Io ho letto Miracle Morning per imprenditori, che me l'ha regalato Arcangelo Cagliazzo, che è un amico che è uno youtuber, un amico adesso una parola grossa, nel senso un conoscente che è uno youtuber, e io onestamente volevo scrivere un bel libro e poi venderlo sul mercato americano, sull'inverso, no? Quindi la Miracle Night per imprenditori, nel senso che vabbè, alla fine, come dite voi, più importante, non penso sia necessariamente importante il momento o la giornata, penso che sia importante però trovarsi un momento la giornata in cui realmente si riesce. Ho letto studi che dicono in realtà, analizzando dei talenti del passato mostruosi, in realtà i pattern sono tutti all over the clock, nel senso che c'era gente famosa che lavorava la notte, chi faceva le sere, chi si svegliava. Benjamin Franklin era famoso, si svegliava alle 5 ogni mattina. Magari c'era Picasso che lavorava, non so se era Picasso o un altro famoso pittore, che stava sveglio fino alle 3 di notte. Quindi in realtà io sono convinto che è una vita che mi convinco che la mattina è importante, mettiamo sta sveglia e poi sono traumatizzato, invece alla fine scoprirò a 60 anni che sono meglio la notte e accetterò questo. E quando ero giovane, qui. Voglio dire, io lavoravo la notte, quindi studiavo la notte, quindi però poi ovviamente magica. La notte è qualcosa che hai garantito il non disturbo. La mattina per me, se hai figli quella mattina, ti svegli alle 5, fai la fatica di svegliare alle 5 e poi svegli a 2 figli alle 5 e un quarto e vorresti proprio cloroformizzarla. Di notte è più difficile, se la sera va a dormire alle 9 è difficile che alle 11 si svegli, per cui la sera, notte è più stabile, non hai disturbi di nessun tipo.
Sì. C'era Churchill che, quando gli chiedevano come facesse a fare tutte le cose, lui diceva: per gestire la mia energia non sto mai in piedi se posso stare seduto, e non sto mai seduto se posso stare sdraiato. Infatti credo che lui avesse questa cosa che si alzava dal letto alle 12, quindi lavorava la mattina a letto, e era Churchill, era pizze fighe. Si vedeva che stava sempre sì, però insomma c'aveva da fare il ragazzo. Sì. Bello. Però insomma, ecco, la routine, il potere della routine, sì, forse è abbastanza importante, una certa, cioè ripetere le cose, comunque ripeterle con, cioè avere delle attività che porti avanti è molto importante. Sì, il buddy è interessante. Infatti, vabbè, infatti è la base, il primo livello di, in realtà il primo livello di commitment è con te stesso, però con te stesso potrebbe non funzionare. Quindi, cioè, cerchiamo motivazione. Scrivere. Devo farlo. Un'accountability esterna, in genere, se scopri che non ti basta l'accountability interna, l'accountability esterna è il primo step. Tra questi, il primo step è trovare una persona con cui essere accountable. Dopo si sale di livello, pubblica, accountability, oppure un team, così via. Bello. Ci chiede Marco Rapazzini: sera, seguo Mr. Rip da un mese, grazie a lui vi ho conosciuto. Grazie, Giorgio. Ho 26 anni e sto lavorando come developer in UK per una fintech. Primo step per avvicinarsi al mondo investing? Grazie, bella gente. Grazie, Marco. Ciao, Marco. Lavoro nel UK per una fintech. Perché proprio Revolut? No. Non sarà Revolut, non è più neanche considerare una fintech. Ormai tutti, chiunque conosco, va a lavorare per Revolut, non so perché. Comunque, bene, no? Primo step per avvicinarsi al mondo investing? Intanto è domandarsi, secondo me, se è investing il tuo problema, cioè se è quello il primo step da affrontare. Allora, ok, ho fatto tutto il lavoro di contorno che c'è per capire questo è quello che spendo, che voglio spendere, questo è quello che risparmio, che voglio risparmiare, guadagno così, guadagno colà, questo lo farò nella vita. Va bene, i soldi mi avanzano, voglio investirli. Primo step per il mondo investing, secondo me, è studiare i concetti di passive investing e gli strumenti associati, che sono index fund, ETF e così via. Questo è il primo step, secondo me. Ok. Altri suggerimenti? Io sfacciatamente suggerirei di leggere quasi tutto il blog di Mr. Rip, perché credo che ci troppo sia lungo, una troppo lungo, cioè, però sai, a proposito di andare in giro tra 100 cose, l'ha già fatto lui per noi, ti metti nella scia e vai facile. Tutti i miei post sugli investimenti sono veramente vecchi. Io in realtà nel back del mio cervello ho del tipo: dovrei riscrivere una parte investing 101 5 anni dopo, dovrei farlo, che sarà nel libro. Poi se potete invece quantità e diversificazione, Giovanni fa investimenti sul vino, sull'acqua, sui dadi, sulle qualunque cosa si può investire soldi, Giovanni. Sì, io ci investire, cioè, poi abbiamo fatto anche una diretta sul peer-to-peer lending, quindi vabbè, io purtroppo mi porti... sono comparso 3 secondi lì, volevo... Ne avevi da dire, io so che lì... Era un po' la parola del diavolo, però purtroppo... Lì sarebbe stato bello perché... Mancava la corrente. Perché è un mondo che per un po' frequentato in maniera come astuto. A me piace proprio investigare, capire, quindi anche sporcarmi un po' le mani. Poi dopo ho lasciato, adesso stavo riguardando, sono 6 piattaforme. Però ecco, primo step per avvicinarsi al mondo investing, forse sì, porsi degli obiettivi, forse la prima cosa, no? Cosa vuoi fare con questi investimenti? O forse la prima cosa è garantirmi una pensione un domani, quindi serena, non lo so, perché voglio investire. Mm-hmm. Vero. Sì, credo che sia molto collegato al discorso del, esatto, prima nella vita, no, il quanto spendi, quel discorso che facciamo, certo. Perché investire è quasi l'ultimo pezzo, no? Cioè, dopo sì, che molti lo mettono, come dire, cioè, quale ETF è il migliore? Sì, aspetta. Sì, c'è tanto da fare prima di arrivare all'investing, che... Partire da là è pericoloso, perché sì, ti perdi dei pezzetti, poi sei sovraesposto, magari è la cosa più bella, però perfetti. No, sì, magari c'hai gli ETF perfetti e non hai una lira in banca perché non avevi pensato al cuscinetto degli X mesi, cioè
vari punti. Sì, sì, cioè, è un quadro molto più ampio che solo il semplice investing. Sì. Però per un giovane che ha i primi soldi che risparmia va anche bene fare cose un po' a cazzo, investire per capire, sbagliare, essere rimane un po' scottati per ridurre la propria arroganza. Sono vari altri motivi per cui investire. Ah, non è Revolut, incredibile. Non si parla di sistemi anti-money laundering e New York customer, quindi vabbè. Però okay. Vabbè, ci arriverai a lavorare in Revolut. Perché paga bene? Per quello che so, sì, però molti amici developer stanno a Stoccolma in Revolut. Paga bene? Sì, Revolut non so che strategia sta usando perché alza, ho pubblicato, ho twittato sì, una volta del tipo che ogni mese mi dice ehi, vuoi 1000 franchi suggerisci qualcuno? Ehi! Hai solo 3 giorni rimasti, io suggerisco qualcuno. Poi scadono i 3 giorni, adesso vuoi 2000 franchi, io suggerisco qualcuno. Cioè, sta alzando i referral fee in maniera drammatica. E che puzza di qualcosa di non piacevole per i clienti, ovviamente. Vabbè, ovviamente tutte queste società fintech hanno dei bilanci molto... Cioè, molto in perdita, ma è normale, nel senso che all'inizio apri e hai bisogno di fare massa. È il problema. Per me è che sì, esattamente, apri, devi fare client acquisition, offri condizioni insostenibili e poi cominci a mettere cose fastidiose. Già, mia moglie ha aperto Revolut 3 mesi fa, perché abbiamo stato a video con Revolut, facciamo le nostre spese indipendenti, però ad esempio quando l'ho aperta io 3 anni fa, la carta te la mandavano gratis a casa, adesso per la carta devi pagare, poi puoi solo convertire fino a 1500 euro al mese, prima era 5000, poi se converti i soldi nel weekend hai 0,5 di fee, piano piano diventerà una banca tradizionale e quindi E certo, alla fine devi portare redditività e quindi in un certo momento altrimenti chiudi perché sì, senso che... però trovo che sia veramente una cosa brutta, a me non piace. Io se tu mi lancio un'idea devi già pensare alla sostenibile, non devi dire ragazzi adesso do tutto gratis a tutti e poi dopo 3 anni dico no, adesso certo. Cambio perché guarda devo fare soldi, ma lo sapevi anche prima. Non mi piace, non mi affeziona a niente se so che le condizioni che vedo cambieranno in peggio per me. Sono un po' troppo idealista. Niente. Vedo un sacco di domande tra l'altro qui, eh? Sì, ce n'erano. Non so se ne ti riferivi a qualcuno in particolare. No, vedo che magari sta già mettendo. Sì. Quest'ultima di Vincenzo Cicogna è interessante sul... Ecco, non l'avevo vista, vediamo cosa dice. Ciao, prima di tutto complimenti a tutti e 3 per questo format, è fantastico. Ok, fermiamoci qua. Fantastico, rimando la sigla, che siamo in 50, rimando la sigla. Avevo una domanda, conoscete qualche portale per farsi un'idea dei salari per specifiche posizioni settori all'estero? Glassdoor è assolutamente il sito di riferimento, non solo per la parte salari, ma anche commenti interni sulla cultura. Sì, review sull'azienda, voti interni, sì. Sì, il processo di recruitment è molto molto interessante. Poi ero rimasto leggermente deluso dal fatto che anche Glassdoor anni fa era completamente trasparente, cliccavi di tutto. Adesso sembra che devi registrarti a dei account premium, o sbaglio, per vedere un po' tutto, o devi forse solo essere registrato a un account base? Se devi inserire informazioni per poter informazioni tu per vedere il resto, ok. Forse, non mi ricordo. Vabbè. Sì, cioè, anche io l'ho riaperto dopo un po' di tempo e mi diceva, guarda, devi seguire un certo numero di aziende oppure devi mettere tu delle informazioni, sì, per avere un più meccanismo di scambio. Sì, diciamo che... Sento un po' di eco da parte di chi è. Free rider non gli piacciono più. I freeloader. Io questa ve la metto, non so, ce n'era anche un'altra sugli ETF prima. Ok, diciamo che siamo passati in una fase un po' più Q&A adesso, ragazzi. Fate domande che ora, fino a che non entriamo in un nuovo rabbit hole, noi 3 cominciamo a parlare di cose a caso, sono noi. Però stimolateci. Allora, no, Luca... C'è sempre un grande disegno dietro, eh? Credeteci. No. Ciao, ragazzi. Avete suggerimenti su ETF per sovraesporsi a small value stock che non sono solo USA? Questa la faccio io come domanda, perché in realtà non ho trovato neanch'io. Nel mio portfolio ho un 10% di sovraesposizione ideale a small cap value.
Però il 5% americano ce l'ho facile, sono un paio di ETF interessanti. Io uso VBR, che è Vanguard Small Cap Value, e per la parte ex US ho difficoltà anch'io, e quindi in genere prendo solo small. Non ho trovato nessun altro ETF interessante, ma solo Small Cap ex US, domiciliato in America, VSS di Vanguard sempre. Però non so se voi ragazzi, se voi fate factor investing, perché Small Cap Value è il cross tra size factor e value factor, che Ben Felix ad esempio suggerisce come the Small Cap Value per investire in questa intersezione di due factor. Avete cioè, idee? No, okay. Mi hai un po' lasciato così. Cioè, magari possiamo studiare, ma no, assolutamente no. Quindi okay. Cioè, sostanzialmente l'idea è che azienda value ovviamente... L'idea è questa qua, è che le small cap storicamente, però, dallo studio Fama French degli anni 80, in realtà dal five factor model, la size factor ha un ritorno atteso un po' maggiore a fronte di una volatilità maggiore. Okay. Da un po' di anni la size factor da solo non sta dando grandi ritorni. Il size factor, le small cap in realtà le small cap fanno di per sé negli ultimi 10 anni hanno fatto come le large cap, con più volatilità, quindi in realtà è a perdere, è uno sharp ratio più basso. Le value stock anche di per sé hanno fatto non meglio del resto delle stock, è un altro fattore, tipo il growth ha fatto di più, però small cap value, quelle piccole con business solido, hanno in realtà fatto meglio del mercato, quindi sembra essere un factor ancora da poter arbitraggiare, da poter avere dei ritorni attesi maggiori, un beta più alto. È la domanda. Vediamo un po', Marco ci dice, ci suggerisce lo Just ETF real time. Vai. Vediamo un po'. iShares Edge MSCI World Size Factor. DM bla 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 mid cap equal weighted. Cioè questa è un'altra roba, questo qui è mid cap, non è small cap. È equal weighted, non è market cap weighted. E è solo developed, non traccia emerging market. Diciamo che è una roba diversa. E, vediamo un po' così al volo, vedo che è un fondo largo da 722 milioni di asset under management, 0,3 di TER, e per il resto ho avuto dei ritorni interessanti. È interessante, però non è small cap, è mid cap, non è ex US, soltanto developed ex US. E non è market cap weighted, ma equal weight, significa che i costituenti non sono dentro in proporzione al loro market cap, ma sono N costituenti tutti con la stessa percentuale di stocks, che è una cosa diversa, però ok, accettiamo il suggerimento, non bocciamo questo ETF, insomma. Bene, grazie Marco. Bene Marco. C'era un'altra domanda iniziale, sempre sugli ETF, visto che siamo in tema, che era questa di Michele. Michele Fanelli, credete che ETF Vanguard High Yield, quello dovrebbe essere High Yield Dividend, lo cerchiamo altrove, sì, vediamo un po' se lo Just ETF BHYL sia adatto ad una fase successiva di conservazione del capitale, oppure può andare bene anche in fase di accumulazione. Allora, All World High Dividend. Sì, penso che ce l'avevo questo ETF per un po'. Sull'irrilevanza dei dividendi ne abbiamo già parlato molto, pure ho fatto delle live apposta. E non direi che... Direi che è assolutamente irrilevante se un ETF traccia stocks che danno alti dividendi oppure no. C'è l'underlying factor che viene parzialmente tracciato, che è il value factor, perché di solito stocks che danno alti dividendi hanno anche un basso PE, price to earning ratio, price to book anche,
quindi rientrano di solito, c'è una bella overlap tra stocks da alti dividendi e stocks che tracciano il value factor, quindi quello può essere una cosa da tracciare, non necessariamente high dividend. Cioè l'idea di compro robe che danno alti dividendi, così vivo solo i dividendi e non tocco il principale, in realtà è un'illusione che ti fai tu mentalmente. È uguale a comprare stocks di Google che non danno dividendi e venderne un pezzettino ogni volta, perché Google non dà dividendi ma reinveste in se stesso, quindi potresti vendere un pezzo e hai simulato un dividendo. Quindi sì, serve. Quindi può servire, diciamo, da un punto di vista psicologico, no? Quindi io alla fine non vendo. Esatto, sì, è una storia che ci raccontiamo. Se però le aziende perdono il 50%, poi dopo devi vendere, perché se danno, se il dividendo anche se dimezza, devi vendere. Quello che dice Ben Felix è: non lascio che siano le aziende, che siano le politiche di distribuzione di dividendi dell'azienda a dettare il mio spending needs. In inglese è più figo. Per cui così. Poi c'è anche il problema fiscale, nel senso che certo, dipende in che paese stai. In Svizzera, ad esempio, alti dividendi sono fiscalmente inefficienti, mentre in Italia più o meno è la stessa cosa, ma in realtà no, perché una stocks che resta costante e la vendi non paghi tasse, una stocks che perde ma dà dividendi, e tu i dividendi ci paghi tasse, sulle perdite devi compensarle con altro, non le compensi con i dividendi, per cui... Vai. Quindi, scusate il pippone lunghissimo. No, infatti... è sempre un discorso, cioè con i dividendisti c'è sempre da fare molti distinguo e molte... e molti altri. Ma io l'ho inserito, mi sto creando un piccolo piano di accumulo, adesso ho inserito due ETF così un po' a caso, e uno però è proprio legato ai dividendi, perché mi piace, anch'io perché ne ho. Mi piace vedere così psicologicamente ogni tanto il mio ritorno, poi ho pensato anch'io che potessero resistere un pochino meglio in una fase di calo eventuale del mercato. Quella è un'altra storia che ci raccontiamo, spesso veritiera, ma ad esempio se guardi quest'ultimo crash del corona, tu immagini le aziende che fanno panini resistono di più, o l'azienda che fa crociere resiste di più perché non ha molto investimento, no? Fa crociere, a fine anno quanti soldi ha fatto, li distribuisce come dividendi. Bello! E infatti c'è il coronavirus, e invece di convenire avere le aziende che facevano growth e investivano tanto in tecnologia. Certo. Quindi è un po' un'illusione. Che ne sono consapevole, che ci sto dentro anch'io, perché anch'io ho un po' di dividend stocks e così via. Sì, sono piacevole. Sì, però questa cosa della tassazione è assolutamente determinante, perché quello ti cambia tutti, perché normalmente quando uno fa i numeri prende la percentuale, no, se metti il bottom line con la tassazione ti stravolge. È un altro 33%, 30%, dipende quant'è la tua aliquota marginale in Svizzera. I soldi buttati, è vero, sono d'accordo. Però c'è che si parte anche da una posizione in cui le value stocks sono tanti anni che stanno laggando, e quindi uno dice magari adesso, cioè, la gente, pensi che Zoom smetterà di salire, pensi che Google, pensi che Tesla smetteranno di salire, quindi c'è anche una sorta di resistenza al fatto che growth e momentum hanno fatto il botto per un decade, e quindi c'è un po' di scommessa di reversion to the mean, questo è il concetto, oltre al fatto dei dividendi, che psicologicamente il mese scorso $4,000 di dividendi, simpatico. Sono soldi, come diresti tu. E Antonio dice: gli ETF dividend aristocrats hanno dentro molte banche, società energetiche, sì, petrolifere, c'è una volatilità legata a valute, debito, materie prime, sicuramente. Sì, però sono anche aziende bancarie, io un po' le sto seguendo, ho anche venduto delle option su UBS, perché sono anche aziende che hanno un PE molto basso, fa gola, cioè in un mondo in cui le tecnologiche hanno un price to earnings di 50, UBS col suo PE di 9, dici, cazzo, sto pagando che in 9 anni di soli earnings ci vado in pareggio, un po' di tentazione c'è, per cui vediamo, è una scommessa controcorrente. E io faccio un altro commitment pubblico: stamattina ho comprato 1000 azioni di Telecom, no? Ma perché ho questo obiettivo di scrivere un articolo su Seeking Alpha, no? Mi piacerebbe scrivere un'analisi su Seeking Alpha, quindi ieri mi leggevo tutti questi bilanci di Telecom, le trimestrali, le cose. Tra l'altro, cioè, voglio dire, laureato in economia, un po' di bilanci li ho visti, insomma, minimo dovrei capirne.
cioè devo dire che sono peggio, cioè insomma un bilancio difficile, poi un settore nuovo ci ha impiegato veramente Telecom, cioè non è un po' Telecom Italia, sì, e però perché insomma proprio Telecom? Perché proprio perché Telecom? Ah, perché ho cominciato, perché mi è venuta questa ispirazione, ho detto ma adesso col piano di rilancio sicuramente, voglio dire, uno dei settori in cui investire in Italia sarà anche stock 0,42, cioè 0,42, una penny stock, una penny stock, sì, e ho pensato sicuramente può essere una delle aziende che con la ripresa economica e con gli investimenti forti sulla tecnologia potrebbe risentirne positivamente. Poi ho cominciato a studiare, ci sono degli aspetti che non si capisce. Ma veramente il PE è di 1,39? Madonna mia. Vabbè, aziende pubbliche hanno sto problema, che veramente tradano al price to book sarà okay. Negativo. Sì. Ok, madonna mia. E allora ho detto, poi, cioè, se poi è andato a vedere, però evidentemente è un'azienda che negli anni ha perso fatturato, anziché, cioè, ha perso ricavi, anziché crescere, non nei ricavi. Ultimamente però mi sembra guidata bene, c'è tutto un aspetto sulla rete unica, c'è tutto un dibattito in Italia sulla rete unica per la connettività. Interessante, però ecco, cioè, sto studiando, però ecco, ho comprato queste azioni per poi scrivere, perché voglio scrivere un articolo su Sikin Alpha. Mi piaceva questa idea. E... Codici, il mercato in 20 anni va sempre su. 20 anni fa Telecom stavano a 6 euro l'azione, sì, stanno a 0,40. Sì, sì, un relativo, anche la società di Alfio Bardolla ha fatto più 100% in un anno, per cui sì. Dopo che aveva perso il 99%. Aveva perso, sì, no, infatti io ero rimasto al fatto che aveva perso, cioè che comunque... No, nel 2000 mi sembra che ha raddoppiato rispetto all'inizio anno, che però è ancora tipo un terzo rispetto all'IPO. Però succede. Se vai a vedere, cioè, è un'azienda che comunque, nel senso, ha avuto la sua crescita di fattura, si va anche a investire in un'azienda che fa schifo semplicemente perché magari farà meno schifo di quanto la gente si aspetta. È tutto un gioco in derivata, no? Derivata seconda. Oggi è molto storytelling. Cioè, per esempio, guardavo Fiverr, no? Fiverr, non so come si dica, quella che fa, diciamo, che permette di comprare servizi di freelancing. Sì. Dicevo, mazza, chissà quanto fatturerà questa azienda, no? Che a me è un po' da... Sai, a Brescia noi siamo abituati alle materie prime, ai metalli, così, quindi guardiamo il fatturato, che so che è una vanity matrix, però insomma alla fine uno guarda quanto fattura, quanto porti a casa, no? Alla fine, cioè non so, tipo fattura 150 milioni, che dice vabbè, adesso c'è un'aziendina, no? cioè il rottamaio di ferro, però magari però delle potenziali di crescita, 5 dipendenti, alla fine è certo quanto margine, sì, sulle cose che non hanno, cioè non è che deve costruire stabilimenti, no? Cioè, non è capital intensive. No. Adesso sì, certo, tutti i miei amici che fanno value investing e vedono veramente tutto ciò che è capital intensive, via. Le airlines sono le peggiori aziende del mondo, no? E io ho l'azienda che non fa niente, quindi quelle che hanno fatto il botto ultimamente sono state anche quelle che producono indici, tipo MSCI o... ce n'è un'altra, non è FTSE, un'altra. MSCI è un business fantastico. Definisce un indice, c'ha 3 ingegneri che fanno le cose... E ogni volta che un ETF traccia quell'indice gli paga la percentualina, e questi hanno fatto, se vedi le azioni MSCI, hanno fatto vum così negli ultimi 20 anni. Vabbè, non volevo interrompere troppo. Sì. No, bello questo, tra l'altro, da suggerire, non so se lo seguite, c'è questo podcast che si chiama Bank Station, che è fatto da questi analisti della City di Londra, cioè nella sigla dicono così, e appunto l'ultima puntata era un po' su, è questa, hanno fatto una puntata in 4, bellissima, guarda, ascoltatelo, hanno fatto una puntata in 4, diciamo, sotto diviso in 4 episodi, e un po' sugli indici, su queste aziende che tracciano gli indici, e uno degli interrogativi appunto è quanto siano passive, no? Perché la decisione di inserire un'azienda all'interno dell'indice è comunque una scelta soggettiva, non è che in realtà nell'S&P 500 sono le 500 più grandi aziende. Ci sono dei criteri. Tesla ci hanno messo un sacco ad accettarla, e a sto punto vaffanculo, se l'accettavano quando entrava era 5 centesima, l'S&P 500 li sarebbe preso tutto quanto il bonus di Tesla, invece l'hanno presa quando era ormai già al massimo. È vero che c'è un po' di attività, ma è un'attività relativa, dai, quanto impatto ha il... Non è che metà aziende nel top 500 non stanno nell'indice, perché questa mafia ha deciso di non mettere no. Non è un'azienda.
cioè, la cosa grossa parlano, è che di una truffa, parlano di una truffa praticamente legata a questo tizio che lavorava lì, che fa comprare a questo, insomma, okay, a Jinbao, a un ristoratore della City Londra, e fa comprare delle azioni per diciamo, sapendo, bravo, che alcune aziende verranno incluse all'interno dell'indice. Ma il modo di raccontarlo è molto, okay, molto bello. E quindi, e poi vai, comunque approfondiscono dei concetti interessanti, seri, quindi ve lo consiglio. Beh, ricordo che c'è la diatriba, pare sia risolta, ma diatriba se spostare la Cina da mercati emergenti a mercati sviluppati, quello sposterebbe tante robe negli indici. C'è gente che cerca di fare timing di questa cosa qui, no? Tipo, al momento che la Cina entra nei mercati sviluppati, molti ETF world includeranno la Cina, o ETF emerging market escluderanno la Cina, per cui quella è un'attiva molto grossa, ovviamente, perché la Cina è molto pesante nel mondo degli emerging markets. Vabbè, immagino. Per Giorgio, le FANG saranno le value del 2040-50? Bella domanda. Beh, per diventare value vuol dire di no, o aver incrementato i guadagni ancora di più senza che i prezzi siano saliti ancora di più, è molto difficile, o di non aver avuto un crollo. Ma per diventare value, cioè, value, diciamo che da definizione è un basso price to book ratio, che spesso è correlato con basso price to earning ratio, ma in realtà la definizione va sul price to book. E queste, le FANG non hanno un book value molto alto, perché non hanno, cioè, hanno, oddio, è un mondo in cui le intellectual properties cominciano ad avere un valore molto ampio, però si fa difficoltà a classificarle come value anche in futuro. O cambiano le definizioni, oppure arriva un tracollo e le FANG diventano, che ne so, tutte aziende che fanno solo servizi cloud, e quindi diventano le Coca-Cola del 2040, ma se continuano a fare ricerca e a spingere come, l'avanzamento tecnologico, difficilmente saranno mai value. Mm-hmm. Ma cosa, perché diciamo, adesso magari dico qualche eresia, correggimi, no? Microsoft un po' all'inizio era un po' in questa situazione così, no? Un po' di anni fa. Ma sono sempre aziende su cui c'è molta aspettativa di crescita esponenziale, no? Anche se fanno servizi, come dire, fanno servizi quasi da, cito Coca-Cola sempre come esempio, no? Che mm-hmm. vendono loro lattine. Però sono mercati non saturi e sono mai mercati terminali, mentre immagino Coca-Cola che venderà Coca-Cola per il resto della vita. Microsoft vende servizi X oggi, ma ha un dipartimento di ricerca gigantesco, e domani venderà servizi molto diversi da quelli di oggi. Quindi, a un certo punto forse era arrivata, no? Nel senso, a un certo punto vendeva Office, così, poi dopo esatto, quello era il momento in cui poteva essere considerata una trasformata da crescita non esponenziale. Però non era mai stata apprezzata molto da value, se non forse dopo la dot-com bubble. Soprattutto prezzi molto alti. E poi sì, ad oggi è un'altra azienda che spacca sul cloud e fa servizi. Si è saputa reinventare meravigliosamente la Microsoft. Sì, sì, soprattutto anche con Adela e tutto. Io invece di libri nelle vacanze andrò molto sul leggero, mi sono già selezionato i libri, quindi ho un libro che si chiama Fintech Expert, che è un libro che mi hanno consigliato durante una live, quindi contro l'ogoria della banca moderna, volevo un po' capire come si evolveranno poi i sistemi, i servizi fintech, comunque tutta la banca, i servizi di pagamento, onestamente sono curioso. Il fintech è molto interessante, però molte fintech nascono rivoluzionarie e poi dopo diventano, quindi è interessante. Si nasce incendiari, si muore pompieri, non lo so. Sì, esatto. Magari la citazione a caso. No, sì, lo so quasi per dire io. Sì. Ok, l'ho detto io, la banalità. L'altro è il libro di Snowden, Permanent Record, che non ho mai letto e così mi piaceva un po' andare a vedere un po'. È un po' vecchio il libro, però insomma me lo sono scaricato. E l'altro libro... Per le vacanze, ragazzi, non so già finire le vacanze. Cioè, no, voi ancora... Abbiamo un fuso diverso, sai. Se guardi qua in Svizzera le previsioni medie sono finite, ragazzi, fine dell'estate. Sì, è così davvero, no? In Inghilterra è così. In Inghilterra è quasi così, insomma. L'altro libro è Green Lights dell'attore McConaughey, non so come si dica, però... Macaulay Culkin.
No, no, si chiama McConaughey, sì, quella roba lì. E vabbè, costava 0,99 su Amazon, quindi l'ho comprato e ho detto, l'ho messo lì sul Kindle, vediamo se lo leggiamo. Però ecco, per me leggere, sono in vacanza, anche leggere, magari io leggo se riesco, se trovo il tempo, riesco a leggere tanto, però leggo robe abbastanza leggere, poi per me funziona un po' l'escalation, cioè parto da cose leggere per poi magari a leggermi per ultimo qualcosa di un pochino più impegnativo, un po' l'allenamento, no? Fai bene. Però yes. Ecco, se qualcuno ha qualcosa da consigliare di... Io un libro che mi sono messo nella pipeline, a parte che durante l'estate, avendo la bimba con me, sarà un miracolo se riuscirò ad ascoltare un po' di Audible, perché... Però tra i vari testi voglio dare un'occhiata anche al libro di Bill Gates, quello sul clima, le sfide, perché una cosa che mi piace è che ha dato un taglio molto pratico, cioè mi sembra che lui proprio affronti questi sono i 7 punti e queste sono le 7 soluzioni tecnologiche, e che è interessante perché potenzialmente potrebbe anche essere uno spunto, no, per investimenti o altro, perché lui parla dei vari settori e della tecnologia. Alla fine della fiera, quando vai a vedere dietro, sono pochissimi i nomi di aziende che oggi sono davvero, e quindi siccome il tipo non dovrebbe essere l'ultimo dei... Cioè, quindi mi stai dicendo che Elon Musk fa scam su Twitter, mentre invece Bill Gates il suo pump and dump lo fa cartaceo, ok? Sì, sì, probabilmente, però appunto richiede più tempo, quindi dovrebbe essere già un primo filtro. Sì. Quindi vi riuscire ad andare a vedere quando lo stanno stampando il libro, quale azienda ha menzionato. Esatto, prendete le prime edizioni in inglese. No, però a me piace molto come struttura le informazioni, è molto schematico, insomma, va dritto, niente fuffa, quindi sì, penso che lo tirerò fuori dalla pipeline e ci butterò un occhio sopra. Metto che colpevolmente non mi sto interessando particolarmente nel mondo climate change, colpevolmente, perché sono, come dire, ovviamente è un problema che riguarderà i miei figli, è un problema che riguarderà forse anche noi, è un problema importantissimo e sono convinto che l'uomo ha un impatto, non sono un negazionista. Però è qualcosa che faccio difficoltà a farmi appassionare. Beh, forse anche lo spazio è legato, no? Il climate change, o no? Questa ricerca di andare sullo spazio è un po' una visione a lungo... O un esaurimento delle risorse che potrebbe esserci, quella io la vedo ha un grossissimo impatto sulle grandi corporate, cioè ormai tutte le aziende lavorano pesantemente su questa parte, corporate responsibility, la parte environment, i commitment, quella è un po' fuffa, no? Ci sono molti soldi di investimenti e tecnologie che stanno girando pesantemente, sì. Soprattutto appunto le aziende manifatturiere, sì, perché prima, anni fa, c'era molto il giocare sul compra il certificato qui, pianta la foresta lì e tutto, sono state scioccate molte delle aziende della serie, sì caro, però tu non è che mi puoi fare casino qui, poi pianti gli alberelli in Amazzonia e fai pare e patta. E quindi per acquistare credibilità molte aziende invece stanno proprio riconvertendo gli impianti, investendo in tecnologie per l'estrazione della CO2, metterla nei vari posti, cioè stanno succedendo molte cose. Grafici di global energy consumption o emission per vedere poi se questo poi corrisponde a un effettivo miglioramento del nostro throughput di... No, però ovviamente poi quello ha anche un... sai, appunto, tu c'hai le nazioni che si stanno concentrando su questo, altre nazioni tipo Cina che assolutamente no, e questo ti fa saltare il bilancio. Però è interessante anche rispetto al le aziende da considerare tutto... Quello è un layer di input, secondo me, da leggere quando ci si approccia a un'azienda per la carriera. Scusa, sono un po' distratto perché c'è gente che pensa che abbiamo tempo libero. Aspetta che devo un attimo leggere bene. Come c'è tempo libero per staccare dalla comunità dal lavoro? Allora, siete maggiormente progite fuori porta di qualsiasi genere o preferite dedicare il tempo a studio e ricerca? Do I look like a guy with a plan? al momento
citazione da Joker qualcosa. Joker, Batman. No, una volta esisteva questo concetto, adesso no, faccio difficoltà proprio a immaginare il tempo libero. No, non ne ho. Libero da cosa, tra l'altro? Perché questa è anche un'altra citazione, come in vacanza da cosa di Marchionne, che va bene, l'avevo detto, però... Immagino il weekend sia tempo libero, in realtà no, lì la famiglia, gli amici, gli eventi sociali prendono tutto quello è tempo occupato, definire tempo libero è un po' un problema. Credo che, penso Giorgio, che per tutti e tre possiamo confermare la grande discriminante avere figli o meno, perché è un po', sì. Esatto, cioè lo studio e ricerca rientra nella categoria attività, cioè il tempo libero è il tempo in cui puoi decidere se con i figli fare questo, quello o quell'altro, quello è... mentre da single appunto stacchi dall'ufficio, che fai, vai a fare la gita o leggi o studi, sì, esatto, ragazzi. Con famiglia è un purtroppo un mondo diverso. È un mondo un po' veramente completamente diverso una volta che hai figli, per cui hai voglia. Io dico, a immaginarmi, sì. Io non ce la faccio a pensare che cioè, diciamo che vabbè, da un certo punto di vista sono molto contento che tutta questa diciamo pandemia, questo problema che c'è stato, sia finito, no? Perché però dall'altra, ritornare ai miei weekend precedenti in cui sabato mattina piscina, sabato pomeriggio festa di compleanno, domenica mattina partenza per andare a sciare, eh? Da sciare oppure a casa dei nonni a mangiare, questo serve. E arrivi alla fine, la domenica sera, dici: scusa, ma cioè, io quando è che ho il mio weekend? Beh, ma non dirle che è finita la pandemia, no, no. Sai, per la vostra salute magari non vengo a pranzo. Per me il tempo libero è quando mia moglie dice: sai, vado un weekend a Milano con la piccola e vado, wow, a trovare i miei genitori. L'ultima volta è successo un mesetto fa, quella precedente era 2 anni prima e la successiva sarà fra altri 5 anni probabilmente. Quindi il mio tempo libero si può anche usare al singolare, però il tempo libero che ho avuto in questo quinquennio. Quei 5 giorni l'ho streamato, ho messo musica a palla, hai giocato. Ma io ricordo diverse aziende fa un collega era il primo di noi che aveva bimbi piccoli, una bimba piccola, e a un certo punto la moglie partì per andare a trovare i nonni, e quindi noi subito ci organizziamo, ci pensiamo noi a te, ti portiamo qua, andiamo, usciamo. E lui disse: forse non avete capito, io questi giorni dormo, cioè il tuo desiderio totale è dormire. Sì. Il mio weekend, l'ultimo weekend per me è stato vedere 8 volte il nuovo cartone animato Luca della Disney. Quella era la... In che categoria lo metti? Riposo, studio? Tu da tacitti, perché tu hai la figlia a tempo determinato, dai. Tu hai trovato la soluzione. Spero che continuerai l'ironia. Eh sì. No, però sì, la definizione cambia. Ma energia e climate change, cosa ne pensate del nucleare? Forse qua, Maurizio, tu che bella dici? Bella domanda. Questa è qualcosa. Dai, voglio parlare per ultimo, non voglio. Sempre il primo, che prima donna di merda. Ti esponi, è difficile. Sentire le vostre, dai. Che su questa qui ho meno opinioni, dai. Io non ho opinione sul nucleare, onestamente. Io non sono favorevole, pur essendo ingegnere, energia e tutto, perché il problema del nucleare è che ha delle implicazioni a lunghissimo. La corrente tecnologia, ha delle implicazioni a lunghissimo termine, scorie, gestione e tutto, che sono costosissime, e che anche quando tra X anni si sarà trovata o un bilancio tra le risorse o altre tecnologie, tutto comunque ti porterai dietro per un boato di tempo quello. E invece di mettere il roadster verso Marte, come ha fatto Elon, le metti in un razzo, le spari a vaffanculo su Marte. Sì, ma per la legge di Murphy sarà quello che vai dietro. No, cioè, la cosa che là, proprio al di là della parte tecnologica, è veramente, c'hai due
hai due o più opzioni, una delle quali assolutamente conveniente oggi, però c'hai una bomba orologeria sotto il sedere per i prossimi 80 anni, però per i prossimi 5 è fighissimo. Parliamo. John Travolta ti dice che se vuoi leggere il libro di Bill Gates devi essere a favore del nucleare. Esatto, allora Bill Gates, è quello infatti è uno dei motivi perché Bill Gates ovviamente è andato non sulla fissione ma sulla fusione, ed era molto interessante che c'era stato sviluppato una tecnologia, c'era stato la quasi chiusura dell'accordo, vado a memoria, pessima memoria, però fondamentalmente un'azienda cinese era pronta per sviluppare il primo prototipo di questa tecnologia ed è stato eletto Trump ed è saltato tutto. e quindi sì, assolutamente Bill Gates è sulla fusione, non sulla fissione, che sono, per quello stavo dicendo, con la tecnologia di oggi. Ah sì, io intendo. Se farò un discorso, se adesso farò il mio discorso sul nucleare, intendo ovviamente solo fissione, come delle critiche che avanzano. Esatto, perché la fusione non c'è ancora. Come. La fusione è più pulita, però secondo me siamo proprio lontani tecnologicamente. Io sul nucleare sono abbastanza contrario e mi dispiace perché in genere sento molto allineato a una corrente un po' liberale di pensiero, in cui però tutti quanti sono pro-nuclearini, proprio di quelli super convinti. Trovo molta gente che è nuclearista, molto convinta, quasi a livello di proselitismo, e quindi mi sento veramente a disagio a essere molto dalla parte opposta quando su molti altri argomenti mi trovo con il mondo liberale. E quindi sul nucleare c'è una posizione, secondo me, è una roba criminale. Cioè, seppure il numero di morti fino adesso è stato, in teoria, l'energia più pulita che c'è stata, i danni al clima sono i minori, però primo stai giocando con la città martingala, nel senso stai dicendo... il sistema per vincere un euro giocando a raddoppio 1000 volte, no? Vinci spesso un euro, ma quella volta che perdi escono 10 volte rosso, hai perso un miliardo. Quindi diciamo che l'upper bound di danni che possono accadere è unlimited. E secondo, l'Italia è già in crisi nera di scorie nucleari, non ha mai avuto una centrale nucleare. L'Italia è tipo ha scorie nucleari nascoste in casa della gente, ci sono vari episodi di report a riguardo. Sì. Pensa a far gestire una centrale nucleare a incompetenti o fatta, che ne so, in luoghi con sicurezza non adeguata. Io trovo che sia assolutamente non la strada da percorrere. Poi non è rinnovabile, diciamo che ha mille problemi secondo il mio punto di vista. Potrebbe essere un argomento per una deep room, anche se poca roba. Guarda, no, scusami, giusto come input, sulla cosa che dicevi, in Italia Marisa Ingrosso ha scritto un libro, Sud Atomico, proprio sul fatto che pur non avendo centrali attive perché appunto, cioè, il fatto, quando si dicono le centrali non sono attive, non è vero, le centrali non stanno generando energia, ma tutto ciò che c'è prima c'è, funzione, è tutto, e quindi nel sud ci sono Basilicata e tutto, 2000 il Montalto di Castro al confine tra Lazio e Toscana ci ha messo, dopo 40 anni è stata riconvertita a termica. Ovviamente era nata per generare infiniti terawatt, adesso genera, copre giusto la Tuscania. Quindi sì, però, ci sono questi due libri, Sud Atomico e Chernobyl Italia, mi sembra si chiami, uno di Marisa Ingrosso e l'altro di Stefania Divertito, e analizzano poco questa cosa. Molto preparato. Vabbè, energia. E due amiche, tra l'altro. Sì. Ah, è il suo. Ah, sono tuoi amici? Se mi si chiede alternative, io sono abbastanza convinto che il solare sia la strada da percorrere prima o poi. Se a me, quando Elon Musk piaceva quasi soprattutto esclusivamente per il mondo Powerwall e Solar City, che poi non ha più un granché spinto in realtà ultimamente. Powerwall erano quelle batterie che attaccavi a parete, no? Con anche Solar Roof, che non era una sua startup, ma era una startup che lui pubblicizzava prima che facesse i pump and dump vari. Era gente che metteva tetti, mattonelle solari, e quindi poi ricaricando la batteriona da parete per riuscire ad avere delle case quasi autosufficienti, diciamo. Autosufficienti, fantastiche, bellissime idee. Per me il solare, c'era anche quell'esempio che se prendi il Nevada, zone desertiche, e riempi una superficie che vista da Google Maps era piccola, ci fai il fabbisogno mondiale di elettricità con quella che ci dà il sole.
Secondo me, io sono uno che vuole fare la Dyson Sphere attorno al sole. Il solare penso che sia l'energia che va cercata, ma ci va lavorato di più. Altro che nucleare. Cioè, vedo che in realtà l'argomento nucleare appassiona, eh? Quindi c'è anche Emilio che dice: pensate che il carbone sia più pulito, le rinnovabili allora, riescono a fornire energia per il paese intero? Non è più pulito, però ha meno rischi estremi. Cioè non è che esplode un paese con un carbone, però il solare secondo me è molto più... No, esiste un sistema di conservazione, cioè le batterie Tesla. Cioè se Tesla vuol diventare l'azienda che produce batterie, Tesla Powerwall, c'erano delle presentazioni veramente eccitanti di Elon Musk di 5-6 anni fa, su Tesla Powerwall, vado a cercare, che sono veramente... Quelle dovrebbero far entusiasmare molto di più dei suoi tweet sul Dodge. Sì, penso che il solare e la rinnovabile solare sia più che sufficiente per far bisogno di tutto il sistema solare se usata bene. Qui i pannelli solari devi cambiare ogni 15-20 anni, una grandinata pesante li distruggi, ci sono le assicurazioni. No, ma ci stanno appunto. No, cioè, poi ovviamente inquinano anche i pannelli solari, ovviamente inquineranno, sono riciclabili, però bisogna... Ovviamente. Cioè, un percorso di studio di miglioramento tecnologico. Vai, qua sono proprio eccitati, sì, ma stiamo parlando di energia per un paese, non per un condominio. I sostenitori del nucleare sono veramente molto tipo, quindi il Bitcoin, veramente potrebbe essere un argomento per una... anche già un'altra volta. I ragazzi più assidui sono qui più nucleari. No, io ero pro nucleare all'inizio, quindi sì, assolutamente urge. Ci sono argomentazioni. Potrebbe essere interessante, sì. Bravo. L'assicurazione copre i danni, non mi tiene acceso il frigo, certo. Ovviamente se poi si crea una dipendenza da dei sistemi che non reggono a un evento atmosferico. Approfondire lo studio sul solare nel frattempo, mentre il resto funziona con i meccanismi che funzionano oggi, e per me fra 20 anni diventerà... Certo. Poi la storia ci racconterà. Per me tra 20 anni, quando Elon Musk o il prossimo Elon Musk farà veramente una Solar City e dimostrerà che ci soddisfa tutta l'America di giorno, poi con batterie anche la notte, ecco lì che poi dopo staremo tutti zitti. Sì. Ma cosa ci troveremo di nuovo, diciamo? Perché qui mi sembra che il mondo stia cambiando, no? Però... cos'è che troveremo veramente di nuovo a settembre, a gennaio 2022, nei prossimi anni, secondo voi? In che settore? Cosa intendi? In generale, nel mondo del lavoro, come cambierà l'approccio al lavoro? Quindi continueremo a lavorare, secondo voi? Continueremo a lavorare. Ma i robot ancora non ci hanno portato il cibo a casa. Guarda, devo recuperare un interessante, c'era un articolo, credo fosse del CEO di LinkedIn, che parlava proprio del fatto di ripensare alla carriera per il futuro, quindi invece di essere il blocco lineare, pensare proprio all'azienda, impresa, lavorare in proprio, ritornare in azienda, seguire un progetto. Avevo visto anche altri articoli che parlano di creator economy e di full stack freelancing, cioè di gente che considera anche il lavoro in azienda parte di un portfolio di attività che fa, molto interessante. Secondo me siamo in una fase di, come dire, una bella opportunità per cambiare un po' di cose in meglio, no? Per me, oltre all'aspetto lavoro, ci deve vedere anche l'aspetto di living, no? Secondo me arriveremo a una fase in cui il south working diventerà qualcosa di più serio e la gente veramente dice: perché devo stare a Milano a pagare 2000 d'affitto quando posso vivere in Basilicata e lavorare da remoto? Io mi aspetto un'ondata di ripopolamento dei comuni, dei borghi antichi disabitati, se qualche amministrazione è smart abbastanza da non solo fare quelle trovate pubblicitarie tipo le case a 1 euro oppure gli incentivi se viene a lavorare da qui, ma devi portarmi la cazzo di banda larga come se non ci fosse un domani e mettere un po' di servizi, ecco lì che poi la gente si organizza e viene a lavorare in Calabria tranquillamente. Quello sarà impattante. Auspico una anti-urbanizzazione, un po' un deflusso dalle città verso le zone più belle e disabitate. Beh, questo è un, per esempio,
diciamo, a livello familiare è una cosa che io, diciamo, sto portando avanti, nel senso che, vabbè, forse non sarebbe da dire là, però io, cioè, alla mia compagna ho detto, cioè, devi trovare un'azienda che ti permetta di lavorare dove vuoi, da remoto. Cioè, fai il lavoro tale per cui, voglio dire, te lo puoi permettere, perché oggi non devi poterlo fare. Voglio dire, come lo faccio io questo discorso? Lo fa ovviamente a chiunque, no? Si abbia un lavoro, oggi dice, vabbè, ma perché io 3 mesi all'anno non me ne posso andare... Ibiza, lavorare a Ibiza stagionalmente, è vero, non per forza tutto l'anno da remoto. Molte aziende stanno rivedendo questa cosa. L'azienda dove lavoro io ormai è stato sdoganato il concetto di se vuoi lavorare in remoto, lavori in remoto indipendentemente da Covid, ovviamente per le funzioni nazionali, no? Poi, diciamo che il confine nazionale, cioè, adesso è difficile da valicare. Sì, sì, no, ovviamente la parte contrattualistica devi rimanere nel confine nazionale, certo, perché quello è per la parte tassazione, però proprio il principio del lavori che hai fatto per un anno e mezzo al computer, potrai tranquillamente continuare a farli, e quello cambierà, tra l'altro, anche a livello legale. Mi spiegavano che... Io non sento più. Sì, si è bloccato. Ciao Federico, ecco un altro che ha fatto South Working al contrario. Sì, dov'è? Si è venuto in Svizzera. Anche lui è venuto in Svizzera. Hai portato qualcuno in Svizzera? Io sono facendo la Schindler's List, sto salvando gli italiani dall'Italia, ragazzi. Sto portando fuori... Reset è andato, Ciao Maurizio. Grande Maurizio, salutaci la banda larga a Roma. È forte, eh? È per quello che io ho investito in Telecom, perché ovviamente, effettivamente, cioè, il problema è forse uno dei problemi della connettività in Italia, è stato proprio Telecom, no? Però, nel senso che un futuro potrebbe essere anche quello veramente di investire in connettività. C'è ancora un paese in cui abbiamo bisogno di investire in connettività, in infrastrutture. E quindi per questo è stato un po'... Stavamo parlando in Svizzera, ho almeno 4 amici, che 2 in Google, 1 in Nvidia, un altro non ricordo dove, che si sono spostati nel Canton Ticino, da qui a Belle. Durante l'estate si trasferiranno a Lugano, lì vicino, perché dicono, ma alla fine io sono un anno e mezzo e lavoro da remoto, il mio team sta sparso tutto il mondo, il mio cavo gli sta bene che vado a vivere a Lugano, e parlo amici italiani, e quindi ho un miglior qualità della vita. Diciamo che qui la gente sta spostando al di fuori dei posti dove, cioè, prima, se la vicinanza geografica al posto del lavoro era fondamentale, adesso è meno fondamentale, e quindi questo per me sarà il cambiamento più interessante e più veloce, diciamo, quello che vedremo probabilmente prima, no? Beh, gli esodi abitativi ci mettono un po' a avere un impatto, no? E poi la gente in genere si sposta gradualmente, si sposta da Milano, ma arriva a vivere a Brescia, cioè, prima che va a vivere a Castel Caccolesco, Caleppio, la provincia di Bergamo, Castelli Caleppio, sì, no. Penso di sì. Avevo una discoteca quando ero giovane, Castelli Caleppio, non so se è quella. Ma chi è Reset che fa? Gira la ruota. Vai, mannaggia, Houston, mi sentite? No, non ti sentiamo, parla. Sì, sì. Ti leggiamo nella chat, Reset. Ah, Federico dice che ama la follia, il lavoro in ufficio. Eccolo, più bello di prima. Eccomi. Lui sta andando al lavoro in ufficio, c'è appena iniziato. Mettere la crema, tutto. Nuovo. Vediamo. Sono contento che ti piace, fammi sapere come stai, come va l'esperienza in Svizzera. Lo stipendio è buono, no? Federico ha anche mangiato la pizza, pizza Rippa ha mangiato, è stato qua ospite una sera. Ma perché? Una cosa che non mi dispiacerebbe, adesso io non sto facendo più video, una cosa che mi piacerebbe è ricette, la parte cucina, potrei inserire. No, la prossima birretta con la facciamo noi tutti quanti che facciamo la pizza, ognuno fa la sua pizza, potrebbe essere una bella idea. Una pizzetta con. Una pizzetta con, birra e pizza con. Io faccio l'indine con i gamberoni. Vabbè, non va male. Ragazzi, che dite? Che dite? Si è fatta una certa? Siamo... Ma ci rivediamo prima di settembre o facciamo come il classico italiano che andiamo in vacanza? Io ho una settimana di vacanza in Molise, che esiste, vi volevo dire.
Non è vero, ho fatto delle ricerche su Google e nega anche Google. Nella ridente località di Petacciato, circa vicino a Tervoli, che è la canta un po' Molise, che esiste. Provate a chiedere ad Alexa se esiste. E tra l'altro vado io con un altro padre e i rispettivi figli, quindi sarà un'esperienza, diciamo, al limite del traumatico, però vediamo io com'è. Io ormai sto, credo di star qui, in teoria avrei una possibile ritorno al lavoro, no? A Roma, al lavoro no, rientro al lavoro no, diciamo, no, diciamo eresie. Ok, scusa. Potrei dover andare a Roma, ma non è ancora il momento, è ancora in ballo, per cui c'è un'altra probabilità che in realtà io abbia finito le vacanze, che è bello, vuol dire posso lavorare sui miei progetti senza interruzioni, e quindi ci sto per le nostre birrette semi bisettimanali. Okay. Perfetto, allora. Anche perché in realtà una cosa che ho sempre notato negli anni, nelle statistiche del blog, è che ad agosto è molto consultato, quindi le persone probabilmente vanno in vacanza, ci sono due periodi dell'anno in cui è molto consultato, gennaio, quei mesi lì, inizio dell'anno, e agosto, settembre, quei mesi lì è molto, probabilmente la gente va in vacanza o dice vabbè che aspetta, ho speso tutto, come posso fare per oppure dice ma io voglio cioè, forse col mio titolo come diventare ricco, era un po' così. La famosa pecetta cerotto romano, la pecetta, yeah, la pecetta, sì, ci ha messo una pecetta. Quindi forse è quello, dice vabbè, uno va in vacanza e dice ma io voglio fare questa vita qua, voglio diventare ricco, cerca come diventare ricco, trova il mio blog, non lo so qual è il motivo, però penso che è ben funzionato. Sì, beh, essendoci, perché Google valuta molto quelli che ci sono da tanto tempo, quindi diciamo che ho tanti punti da quel punto di vista lì, e quindi ho notato che c'è questo, quindi la vacanza è comunque un momento di riflessione, insomma. No, ti prego, no, non metti la domanda, l'ennesima domanda sulla tema magistrale o staci in azienda, non me la metti. No, non te la metto. Non è cattivo. Dai, podcast interessanti, ce l'avete? A me piace molto il podcast di Tim Ferriss, esatto. Veramente mi fa delle interviste molto molto belle. E ho ascoltato recentemente in una camminata, l'ho anche penso messo nella Monthly Learning Journal di oggi, un podcast con Maria Popova, che è l'autrice di Brain Picking, che è un blog che appunto spesso fa anche, non fa review di libri ma fa riflessioni su topic spesso legati a dei libri, che ha un blog che ha 7 milioni di visitatori unici al mese, e diciamo che questa interview a me sembrava di star lì con loro, parlava di creatività, di curiosità, di processo produttivo, di come leggere un libro, come prendere note, è piaciuto tantissimo. Episodio di Polsi ha suggerito Tim Ferriss con Maria Popova, è del penso settembre-ottobre 2020, quindi non è quasi un anno fa. Lo vado a cercare. Provo a cercare. Io mentre reagivo dicevo, sì, adesso gli risponde questo qui. Sì, gli risposto lo dico io, cavolo, è come me, è bello. Mi sento, dico, allora faccio le cose giuste, faccio le cose che fa la gente famosa. E quindi mi è veramente entusiasmato. Questo qui. Poi suggerisco anche, butto lì, ultimamente sto ascoltando un po' più di podcast. Il podcast di Cal Newport non è male, è più un Q&A di solito. È lui da solo, spesso non ha ospiti, e è interessante, si chiama Deep Talk, credo, di Cal Newport, e per ultimo suggerisco ovviamente quello di Sam Harris, che mi sta, quello lì è veramente, veramente mind bending, è meraviglioso, che si chiama, il podcast Sam Harris si chiama, non ricordo il nome. Però Sam Harris. A vedere. Vabbè, lo mettiamo nelle note, tanto... Sì, il podcast Sam Harris, come cavolo si chiama? Making Sense Podcast. Making Sense. Mazza 250 puntate, quindi è bello prolifico. Ottimo, Ferris piace molto anche a me, solo che sono lunghe le puntate, un po' come queste birrette, quindi alla fine bisogna... erano molto lunghe, forse un'ora, più di un'ora, quindi sono belle dense, poi comunque però ecco, no. Quelle di Tim Ferriss, no? Le seguivo. Sì, devi seguire l'argomento che ti interessa, se no ti perdi, sì. Poi c'è un quarto d'ora di pubblico.
intervista le persone, per cui devi seguire, diciamo, la persona. E la cosa bella è che lui fa domande veramente inusuali, non fa le domande solite, ah, che progetti hai per il futuro? Cioè, veramente va a fare domande di un dettaglio che dici, madonna che figo, vorrei avere la capacità di fare domande che fa Tim Ferriss. È una skill molto molto bella. Ma Tim Ferriss punta molto sul discorso che l'importante è la domanda che fai. Anche all'inizio dei libri spesso è come lui sceglie le domande, la sequenza, perché sì, invece sì, di chiedere qual è il tuo libro preferito, chiede qual è il libro che hai regalato più spesso. Credo che fosse proprio lui è tra i più quelli che reputa il fare domande una skill importante da acquisire anche in generale. È veramente, è quasi più interessante sentire le domande che fa lui che le risposte che poi gli arrivano, anche se questo episodio che ho citato è molto molto bello di per sé. Bene, purtroppo studierò un po' di domande, dai. Benissimo. E poi ci sono, vabbè, ci consigliano un paio di podcast italiani che sono in Cassaforte Pod. Sì, la conosciamo. Ma dobbiamo fare, quando è che facciamo la mucchiata con quelli in Cassaforte? Mo provo a scrivere Andrea. Dai, scrive Andrea che facciamo questo. Una birretta in sei, dai. Loro comunque mi sembra che la birra non la disdegnino, quindi... No, gli scrivo anch'io, sarebbe stato in tanti, sai il bordello che esce. Sì, sì, ci sono un po' di puntate, diciamo, con tanta gente, ci sono anche, c'è anche un'altra puntata con un paio di ragazzi giovani che abbiamo rimandato una serie di cose a settembre, che in Italia comunque si rimanda a settembre, quindi... Ma dai, in Svizzera le cose partono ad agosto, cioè agosto qui c'è inverno, per cui... Vabbè, riprendono pure le scuole, tutto... Esatto, il 5 agosto tutti a scuola, quindi che settembre, io ho finito le vacanze, ragazzi, io allora... Vabbè, ad agosto vediamo, sono un po' in giro, ad agosto un po' in giro, però vediamo, fino ad agosto si può fare, fino a luglio, insomma luglio è un mese ovviamente operativo, quindi anche inizia la prima settimana d'agosto, ci siamo, quindi probabilmente se la facciamo vedere... Io sono off dal 22 luglio al 15 agosto, sono proprio... Puff. Da quando, scusa? Dal 22 luglio al 15 agosto, 3 settimane. Allora, tra 2 settimane riusciamo a farlo un altro episodio. Sì, dai. Ok, io dal 17 al 25 non ci sono, quella dopo direi potrebbe essere, va bene? No. Perfetto. Sì. Sì, ci siamo. Quindi, no. Apparentemente. No, perché mi sembra che no, Maurizio non ci sia. Vabbè, ci organizziamo fuori. Vabbè, ci organizziamo. Sei... Poi bello, stiamo continuando, siamo in streaming, ragazzi nostri. Sto andando la sigla, parliamo. Fammi provare a sincronizzare. Sincronizziamo gli orologi. Cioè, io dal 17 al 25, tu dal 22 al 15, giusto? Dal 22 al 15 tu? 22 luglio? Io sì, io 22 15 agosto. Tu, Giovanni? Dal 17 al 25 non ci sono. Di agosto o di luglio? No, di luglio. Poi ad agosto... Ah, ok, agosto dal 5, non lo so. Ok, quindi non so se facciamo... L'ultima di agosto possiamo fare, giusto per dire che abbiamo fatto una roba d'agosto. Ah, quindi per 2 mesi sospendiamo tutte le cose, vabbè. Pazienza. No, ragazzi, faremo qualcosa. Io comunque qualche incursione da te la faccio, anche se non capisco niente di programmazione, ogni tanto mi metto lì, mi sembra... No, facciamo... Il martedì ormai è il giorno del... Purtroppo domani non potevo, infatti ringrazio i miei due colleghi. Beh, domani, ragazzi, colleghi. C'è la partita anche, quindi sarebbe stata una sfida un po' alla... Io c'ho un addio al celibato, per cui manco la partita ne vedo. Però insomma dai, comunque se ti distraerai un po'. Bene ragazzi, benissimo, che dire, alla prossima. È stato un piacere come sempre, ragazzi, mi mancherete per quasi 2 mesi. No, ma che ciao, ragazzi. Ciao, a prima. Ciao ciao, ciao.